Inevitabilmente ripartiamo dall'episodio chiave della partita con il Novara, il gol che poi ti è stato annullato e che le immagini televisive e gli studi approfonditi successivi hanno dimostrato fosse assolutamente regolare. Tu te ne eri già accorto? Sì, io me ne ero già accorto. Purtroppo quando ho visto la bandierina alzata non ci volevo neanche credere, perché pensavo che fischiasse verso il centrocampo, invece è rimasto fermo, quindi penso che è un errore molto grossolano, perché diciamo che 9 su 10 non li fischiano e noi abbiamo avuto solo quell'1% che ci ha condannato, perché andare in vantaggio in uno scontro diretto con Novara era tutta un'altra partita. Adesso magari stavamo qui a parlare di altre cose. Purtroppo ce ne stanno capitando tanti e non vuole essere una polemica o aprire altre, perché poi si andrebbe su un discorso un po' troppo complicato. Quindi dispiace, loro sanno che hanno sbagliato, quindi penso che i primi a essere dispiaciuti, almeno non quanto noi, ma sicuramente sono dispiaciuti, sono loro, e quindi questo penso che, come ho detto sempre, umano sbagliare è umano, sbagliamo noi, possono sbagliare loro, però penso che ci vuole anche un po' più di criterio nelle regole che hanno anche i guardalini. Nel dubbio non si deve alzare, questo non c'era tanto dubbio, margini di dubbio, quindi questo penso che è un errore grossolano, però andiamo avanti, perché domenica, sabato abbiamo un'altra partita importante e spero che ci rifacciamo poi domenica, sabato contro il Varese. Dispiaciuti loro, dispiaciuti soprattutto noi, perché i punti che iniziano a mancare per errori arbitrali cominciano a essere anche tanti. Sì, ne sono tanti, perché sommando quelli di prima, però penso che questi pesino ancora di più, perché è uno scontro diretto, come ho detto prima, magari non la vinci, la pareggi, ma rimane a 2 punti, e se magari la vincevi superavi anche il Novara e stavi un punto sopra. È riuscito dalla zona calda, avevi messo un'altra squadra sotto, quindi questi pesano ancora di più secondo me, quindi bisognerà sicuramente, da parte anche della cassa arbitrale, guardare un attimino meglio il lavoro della regina. Chiusa questa parentesi amara purtroppo per noi, arriva il Varese. La considerazione di mister Gagliardi a fine partita è stata: noi ci salveremo perché siamo in crescita. Ma sicuramente siamo una squadra in crescita, abbiamo dimostrato in quest'arco di 2014, come ho detto prima, ritorniamo al discorso di prima, se non ci fosse stata questa svista a quest'ora ancora dopo 5 partite non avremmo perso e quindi saremmo imbattuti nel 2014. Si sta vedendo una squadra diversa, un atteggiamento diverso, sicuramente abbiamo sbagliato magari nei primi 20 minuti che eravamo troppo dietro, impauriti, però quello poi fa parte anche del gioco, è una prerogativa che noi abbiamo. Però dopo gli altri 70-60 minuti siamo usciti fuori alla grandissima, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti e quindi dobbiamo andare avanti, e col Varese sicuramente loro avranno un'assenza importante, che è il loro capocannoniere Paoletti, e noi siamo al completo, e c'è l'imbarazzo della scelta da parte dei mister, e questo penso che sia una cosa importante per loro, ma anche di grandissima difficoltà nel scegliere i giocatori durante l'arco della settimana. Un'altra considerazione venuta fuori al termine dell'incontro di Novara è stata: mettendo in campo sempre questa determinazione, perderemo davvero poche partite qui al termine della stagione. Ma sì, sicuramente con la determinazione, la voglia di risalire da questa classifica, che secondo me non è alla nostra portata, però a questo momento dice questo, sicuramente ne perderemo molto poche e ne vinceremo tante altre secondo me, e quindi questo bisogna capirlo bene e andare avanti sotto questo punto di vista e non mollare di una virgola da qui fino alla fine, perché bisogna fare 3 mesi di grandissimo sacrificio, lo sappiamo, però ogni tanto è giusto ricordarlo, sottolinearlo, perché magari dopo dei risultati positivi ci può essere un calo di tensione e noi non ce lo possiamo permettere, quindi questo penso che sia doveroso dirlo. In chiusura, una considerazione sui tanti tifosi che hanno seguito la regina alla trasferta di Novara. Ma è una considerazione importante, vuol dire che noi stiamo facendo sì che i tifosi ritornino allo stadio, soprattutto in trasferta, gli stiamo dando
delle soddisfazioni a livello di gioco, di prestazioni e di risultati anche in questo momento. Quindi questa è una nota positiva per noi, ma soprattutto per loro, perché stanno rivedendo uno spirito reggino nella regina di adesso, ma che magari prima veniva un po' a mancare, in questo momento lo stanno notando e si fanno sentire. Quindi noi con la loro spinta potremmo sicuramente avere più chance e più sprono a far sì di vincere più partite possibili.